Dalla sala stampa, Raffaele Senatore nella pancia del Simonetta Lamberti Cavese che batte il Taranto con un sonoro 3-0. Mister Maiuri, partiamo da Luca Vitale, Cavese Supporters. Salve mister, l'obiettivo era chiaro fin dall'inizio, girare dopo questa partita a 20 punti. Il messaggio è stato ricevuto anche in base alle parole dette in conferenza stampa pre-gara, quindi le chiedo che gara ha visto e quanto è soddisfatto. Sì, per noi era fondamentale stasera andare a 20 punti in classifica, anche per riscattare una sconfitta secondo me molto immeritata, quella di Trapani, e anche per dare un po' di linfa alla classifica. Ho visto una buona Cavese, dove poi dopo magari in una parte del secondo tempo così non siamo andati proprio molto molto bene, abbiamo perso un po' le redini del gioco, quindi noi dobbiamo imparare a giocare anche quando la partita la fanno gli altri, invece probabilmente allenandoci, cercando di fare sempre la partita, quando facciamo la partita siamo un certo tipo di squadra, quando magari ce la fanno gli altri per poco, perché è stato poco. Poi dopo ci sono stati subentri che sono stati subentri molto molto buoni, e ne è venuta fuori una gara secondo me buona, perché poi dopo ci sono stati anche degli interventi importantissimi del portiere loro, conto almeno 6-7 importantissimi, per cui era una squadra molto in salute. Il Taranto veniva dalla vittoria di Avellino, dalla vittoria col Cerignola, poi aveva battuto precedentemente anche il Picerno poche settimane fa, per cui non c'era nulla di scontato. Una squadra che al netto della penalizzazione avrebbe 13 punti in classifica, quindi 4 in meno di noi, no? Prima della partita. Sono molto contento di quello che ha fatto la squadra, tutti quanti hanno dato il massimo, e per me questo è un punto di partenza, perché perché noi dobbiamo capire che quando si arriva a fare una determinata cosa non bisogna mai scendere sotto quella cosa lì, e quindi per me questo è un punto di partenza. In virtù proprio di questo pensiero le chiedo, in ottica futura, quanto può servire dal punto di vista mentale questa iniezione di fiducia con questi 3 gol di stasera? Ma bisogna entrare nella testa loro, dei giocatori, capire quando si vince una partita 3-0 e magari il portiere avversario fa tante parate, no? Si rischia di andare a dormire e di credere che tutto quanto sia in discesa, ma non è così, perché il calcio è maledetto, c'è sempre un demonio dietro la porta col forcone pronto a prenderti, no? A inforcarti. Allora noi devono essere bravi nel capire che già domenica ci sarà una guerra tremenda a Cerignola, e che a Cerignola non gliene frega niente che noi abbiamo vinto 3-0, come a noi non frega niente che loro vengono da un prossimo risultato. Quindi voglio maturità da parte della squadra, voglio una squadra che capisce che quello che è stato fatto è frutto delle loro buonissime capacità e di quanto impegno ci mettono, però è un punto di partenza, da lì dobbiamo andare in avanti e bisogna crescere, perché anche oggi abbiamo commesso degli errori, perché ci siamo fatti imbucare un paio di volte centralmente, mentre avevamo preparato un altro modo per contrastare quel tipo di giocata. Quindi Boffelli ha fatto una grande parata, che se vanno 2-1, poi magari dopo quello che avevamo sprecato soffrivamo come delle bestie fino alla fine. E quindi bisogna capire che non bisogna mollare mai niente, bisogna ripartire con le positività che sono venute fuori da questa partita, ma migliorarle anche e lavorare tanto anche sui difetti, perché lavorando sui difetti si cresce. È una squadra giovanissima, molto giovane, quindi io ho detto a loro che dobbiamo cercare di creare un ciclo insieme, e per creare un ciclo insieme però bisogna essere gente da ciclo, cioè la gente da ciclo è gente che si mette sempre
sul pezzo, che non molla mai niente e che capisce, individua, focalizza gli errori commessi e non li ricommette più. Poi magari ne farà altri. Gianni Vitale, Voci Metelliane. Salve mister, una considerazione per quel che riguarda i corsi e ricorsi storici. Nel 94-95 al Simonetta Lamberti si giocò un Cavese-Taranto 1-0, gol di Sorrentino. Mister Maiuri era in campo con la maglia del Taranto. Che ricordo ha di quella partita? E a proposito di Sorrentino, come sta il calciatore metelliano che oggi ha realizzato il terzo gol? Grazie. Di quella partita sì, non ricordo. Noi vincemmo campionato e scudetto quell'anno. Sì, mi ricordo un pubblico molto caloroso qui e quindi insomma ricordo anche la partita d'andata dove vincemmo 1-0, quindi io qua da giocatore sono venuto anche col Benevento, con altre squadre, quindi ricordo sempre un pubblico molto molto caloroso. La situazione di Sorrentino è una situazione così, che è stata tenuta sotto controllo. Sapevamo che poteva avere al massimo un quarto d'ora e l'abbiamo buttato dentro quando proprio c'era bisogno, perché stavamo calando con Vigliotti, che aveva fatto una grandissima partita di sacrificio fino al momento, ha fatto sportellate con tutti, ha rincorso tutti, quindi c'era bisogno di un cambio lì. È entrato bene, ha trovato anche il gol, sono contento perché il gol per gli attaccanti è una situazione determinata. Savarese, La Città. Buonasera mister. Buonasera. Siamo arrivati a 20 punti, come dice la classifica. Se la Cavese continua a giocare su questi livelli, lei arriverà a mangiare il panettone da allenatore della Cavese quest'anno, e magari, se arrivando all'obiettivo finale, arriverà alla colomba. No, ma io il panettone, comunque, siccome mi piace tanto, io lo mangio lo stesso. Cioè, a me piace, non vedo l'ora che viene Natale per mangiare il panettone. Poi o lo mangio a casa o lo mangio da un'altra parte. No, però ho capito quello che vuole dire lei. No, è chiaro che il risultato dà forza al lavoro e aumenta l'autostima lavorativa. E quindi tutti quanti siamo contenti di questo risultato e vogliamo cavalcare l'onda, ma con grande umiltà, sapendo da dove siamo partiti e sapendo che il tempo può cambiare da un momento all'altro. Canora, Corriere dello Sport. Mister, buonasera. Buonasera. Allora, preparata bene la partita, volevo chiederle questo 3-5-2. È stato scelto in relazione al fatto che gli avversari giocano in un modo molto simile, oppure viste le tante assenze si è dovuto un po' adeguare alla circostanza? Grazie. Ah, e poi volevo chiedere un giudizio sulla partita di Bage, che è rientrato dopo, diciamo, quel momento, sì, diciamo, di tensione. Sì, allora 3-5-2 è stato figlio delle tante assenze che avevamo davanti, per cui siamo partiti in questo modo. Con l'idea anche, magari strada facendo, se avessimo incontrato delle difficoltà di risultato, di poter cambiare e di passare un 4-3-3, ma solo negli ultimi minuti, perché avevamo pochi cambi per fare questo tipo di pensiero, ecco. Quindi è stato dettato dal fatto che avevamo pochi attaccanti a disposizione, diciamo ne avevamo tre, perché poi Sorrentino, insomma, volevamo anche risparmiarlo, però poi in un certo momento della partita, sul 2-0, non è mai chiusa la partita, l'abbiamo buttato dentro. Bage si è dato da fare, è entrato dentro, ha lottato, ha corso. Per me è tutto cancellato quello che era successo, perché sono ragazzi giovani. Una volta che capiscono di aver fatto un errore, una volta che capiscono che quando, soprattutto lui, quando magari si perde una palla, non bisogna fermarsi a pensare, bloccarsi, ma bisogna rincorrere all'inverosimile, all'avversario. Per me, a quel punto lì, io non vado sugli errori dei miei giocatori, perché gli errori ne faccio anch'io, e quindi sarebbe come puntare il dito, tu e tu. Però sull'atteggiamento, il fatto di rincorrere quando si perde la palla, questo per me deve essere legge per tutti quanti, perché sennò andiamo a fare un altro sport, andiamo a giocare a bocce. Le Pisapia Cronache.
Buonasera mister, buonasera. Una domanda non è cattiva, tra parentesi. Diciamo che forse ci ha aiutato anche a trovare il gol immediatamente, anche se la Cavese ha spinto in quel modo. Inizialmente si è visto un, diciamo, possesso palla e anche uno scambio molto lento, cioè forse lei si aspettava per cercare di stanare, cioè di tirar fuori dall'area propria difensiva il Taranto, quindi l'aveva preparato in questo modo, e poi normalmente poi la Cavese ha giocato e fatto la gara. Grazie. Ma sicuramente il gol iniziale ci ha dato una mano, e poi non era facile trovare spazi, perché il Taranto ha fatto una partita tatticamente giusta nell'occupazione degli spazi, per cui ci ha costretti a giocare molto in orizzontale, perché aveva chiuso tutte le linee di passaggio, le traiettorie, e noi avevamo questo sviluppo laterale cercando le superiorità numeriche esterne. Però questo è stato frutto, è stato figlio di una buona disposizione tattica in campo del Taranto, perché ci ha costretto il Taranto a fare questo tipo di gioco, per cui è chiaro che se non l'avessimo sbloccata subito, secondo me andavamo incontro a problemi magari diversi rispetto a quelli che abbiamo trovato stasera. Armenante, tutto C. Mister, buonasera. Più che una domanda, una riflessione, perché comunque sentendo la conferenza del pre-gara, praticamente la lettura sua è stata perfetta e la Cavese ha fatto una partita dove, diciamo, non c'è stato solo il sacrificio, perché la Cavese l'ha chiusa prima che magari si potesse mettere male. Su questo le faccio i complimenti, perché non, tante volte quando si parla nella conferenza pre-gara non si rispetta poi, diciamo, quello che si vede sul campo. Invece per me, dal mio punto di vista, la Cavese ha fatto una partita continua per 94 minuti, dove veramente tutti non si sono risparmiati. Questo gliene do atto, perché comunque è stata una grande risposta e ha dato conferma anche alle sue parole del pre-gara. Sì, io qui quindi giro il merito ai giocatori, perché quando noi abbiamo parlato in questi giorni abbiamo sempre focalizzato questa grande voglia di arrivare a 20 punti, questo fatto che dovevamo per forza riscattare, come ho detto prima, quella sconfitta brutta, amara di Trapani, perché perdere in quel modo con un cross dalla tre quarti che poi non l'ha toccata Lescano, non l'ha toccata nessuno, è entrata direttamente in porta, è una beffa clamorosa. E la squadra si è portata a casa tutto questo tipo di pensiero, se l'è portata a casa, se l'è tenuto per 8 giorni, da sabato a oggi, per 8 giorni se l'è tenuto dentro, e oggi l'ha tirato fuori in maniera giusta. Quindi io farei un complimento a questi giovani ragazzi, fermo restando che dico anche loro che comunque chiaramente non si è fatto nulla, e che un attimo che c'è un colpo di spugna e si torna di nuovo, no? Poi dopo ad annaspare o a fare. È bello vincere, ma per essere vincenti bisogna soffrire, bisogna lottare durante la settimana, perché tutti vogliono vincere, ma prepararsi per vincere è virtù non di tutti, perché è facile arrivare alla partita e dire io voglio vincere, però io voglio vedere una squadra già da martedì affamata sulla vittoria di Cerignola, quindi vorrebbe dire vedere un certo tipo di mentalità che probabilmente cresce. D'Amico, tutto Cavese. Salve mister, buonasera e complimenti per la vittoria. Buonasera, esame Taranto, come ha detto lei, nel pre-gara ampiamente superato, una gara che probabilmente era la più difficile della stagione. Mi soffermerei però sulla prova di Abu Diop. Per 60 minuti l'attaccante ha fatto sportellate, ha dato anche buone possibilità agli attaccanti, quindi a Bigliotti, ai suoi centrocampisti di entrare in area di rigore. Un giudizio sulla sua gara. Su Diop un giudizio? No, ha fatto una buonissima partita, sono molto contento di quello che ha fatto, ma mi aspettavo la sua buona prestazione. È chiaro che veniva da spezzoni e anche da un infortunio pregresso quando io non c'ero, per cui ha fatto bene, sono rimasto molto molto contento di quello che ha dato alla squadra, ha lottato con appartenenza e anche con qualità. Può crescere anche lui, chiaramente,
e mi aspetto appunto da martedì già una sua crescita al servizio della squadra. Chiudiamo con senatore Tutto Cavese. Mister, buonasera, complimenti ancora per la vittoria. C'è un calciatore che sta passando poco sotto i riflettori, ma sta avendo un ruolo rilevante, ed è Peretti, che ha sostituito Piana al centro della difesa. Oggi una prestazione da 7 pieno in pagella, vorrei un giudizio ovviamente sulla sua gara. Grazie. Peretti, ragazzo, parto dall'uomo, ragazzo meraviglioso. Questa è una squadra veramente non ho mai allenato una squadra di bravi ragazzi così. Tutti veramente molto educati, molto rispettosi. Peretti, ragazzo educato, gentile, sempre attento, giocatore, buon giocatore, molto intelligente, con una buona capacità di anticipazione nel tempo di lettura, per cui ha fatto bene oggi, ha fatto bene anche nelle precedenti 4 partite, per cui sono molto contento di lui. È chiaro che anche lui ha ampi margini di miglioramento, ma lui è uno che si può, ha voglia di migliorare, chiede tanto, viene anche dopo gli allenamenti a chiedere situazioni dove deve crescere, per cui bravo, bravo. Anche lui da martedì vediamo di mettere un qualcosa in più dentro. Grazie, mister Baiuri. Grazie a voi.